Bene, buongiorno, grazie per aver accolto con scarso preavviso la nostra convocazione che giunge subito dopo che pochi minuti fa la Giunta Capitolina ha votato la delibera che, con cui si dichiara di interesse pubblico il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. È un atto molto importante che avviene, di questo siamo soddisfatti, esattamente nei tempi che avevamo previsto, quindi siamo dentro la nostra tabella di marcia e che viene, come sapete, come conseguenza della conferenza dei servizi preliminare che ha esaminato il progetto sulla fattibilità per la realizzazione di uno stadio da parte dell'ex Roma a Pietralata. Questo progetto ci è stato presentato a ottobre. Abbiamo aperto la conferenza di servizi che si è conclusa il 10 gennaio e all'esito di questa conclusione positiva abbiamo definito e oggi approvato questa delibera con cui appunto si dichiara l'interesse pubblico per il progetto. Questa delibera adesso andrà in aula, in assemblea capitolina, e con la sua approvazione finale arriverà una nuova fase, che è la fase appunto della redazione del progetto definitivo, che tenga conto delle indicazioni, delle prescrizioni che insieme al giudizio positivo sono emerse durante la conferenza di servizi preliminari, che attengono a degli aspetti che riguardano la mobilità, i parcheggi, ma sono aspetti che sono appaiono, diciamo, veramente affrontabili e risolvibili positivamente e che quindi poi ci consentiranno di andare alle fasi successive, che sono quelle operative. La nostra tabella di marcia, che come dicevo abbiamo rispettato, vorremmo che entro il 23 si arrivasse al progetto definitivo, che quindi poi ci porterà alla conferenza dei servizi, quella deliberativa, come si chiama, che riassume tutte le procedure autorizzatorie, consentirà quindi poi, diciamo, la fase pubblicistica, l'aggiudicazione e l'apertura dei cantieri nel 24 per arrivare all'obiettivo appunto che la società ha espresso di avere lo stadio in funzione nel 27, insomma, è anche un anniversario importante per la società. Si tratta davvero di un momento molto molto positivo, molto importante. Siamo soddisfatti, permettetemi di ringraziare l'assessore Veloccia, l'assessore Onorato, tutti gli uffici che hanno svolto un grandissimo lavoro e anche la Regione Lazio, il quarto municipio, l'ASL, la sovrintendenza, tutti gli attori esterni all'amministrazione che ci hanno sostenuto e aiutato in questo percorso e naturalmente la società, Dottor Berardi e tutta la società che sta affrontando questo dossier con serietà, con grande spirito di collaborazione. E noi per parte nostra abbiamo deciso, come sapete, di essere sobri, concreti e più possibile efficaci nella cercare di rispettare i tempi e mettere la città nelle condizioni finalmente di avere questa opera, che è molto importante non solo per la società, per i sportivi, per i tifosi, ma che, come è concepita in questo progetto, è anche un'occasione di qualificazione e di generazione di un quadrante della città importantissimo, rimasto un po' così negli anni privo di interventi e che invece ha una dotazione infrastrutturale con delle grandi potenzialità. Quindi è un progetto che si colloca dentro un'idea di... Scusate, sentiamo. Non è un nostro recapolto, sembrava. Un intervento che si colloca con una visione di ricucitura di generazione urbana del quadrante, con opere per la viabilità, parcheggi pubblici, parchi, aree verdi, per oltre 15 ettari, percorsi ciclopedonali, tre ponti pedonali, la stazione di Burtina, Monti di Burtina, via Livorno, l'adeguamento della stazione metro Quintiliani, e l'idea è quella appunto di un impianto
funzionali di nuova generazione in linea con gli standard internazionali più avanzati, che rappresenti non solo un luogo di sport, ma anche e anche insomma un'occasione di sviluppo economico e sociale per la nostra città. Quindi è davvero un passaggio importante che noi affrontiamo con sobrietà ma con soddisfazione, e che siamo convinti che le prescrizioni saranno affrontate positivamente dalla società, e che il progetto definitivo ci consentirà appunto di arrivare alla conclusione di questo percorso che tante volte la città ha atteso, e troppe volte poi si è arenato, invece finalmente nello spirito di rigore, serietà e impegno che ci sta vedendo tutti insieme così impegnati in questo lavoro, poter finalmente chiudere positivamente un altro tassello di una nostra visione di generazione di calcio della città, dotando la città di uno stadio moderno, che tra l'altro è uno degli elementi qualificanti anche rispetto alla nostra candidatura, alla nostra fatto di sul europeo del 2032, che quindi arricchirà insomma la dotazione infrastrutturale sportiva della nostra città in misura importante. Io adesso, prima delle vostre domande, darei la parola all'assessore Loccia, che ha lavorato materialmente al dossier, e poi insomma. Sì, grazie. Io mi unisco in primo luogo al ringraziamento a tutti gli uffici, è stato un lavoro veramente intenso, devo dire un lavoro fatto appunto da tantissimi dipartimenti, in primo luogo ovviamente al Dipartimento Urbanistica, c'è stato un confronto dei mesi scorsi con la Roma, un confronto sempre molto costruttivo, e quindi da questo punto di vista credo che abbiamo dimostrato come l'amministrazione pubblica può essere all'altezza delle sfide. Avevamo detto, il sindaco ci aveva chiesto appunto che fossero rispettati i tempi sono stati rispettati, il 10 gennaio si è chiusa la conferenza di servizi preliminari, il 17 è stato prodotto l'atto finale della conferenza di servizi, e in meno di un mese è stata fatta la delibera. Quindi io credo che questo sia molto importante anche per il proseguo del progetto. Devo dire che da questo punto di vista credo che questo progetto sarà un progetto che non soltanto servirà alla città in termini di ovviamente un impianto moderno per i tifosi, ma servirà anche a ridare una funzione, a un quadrante della città come quello di Cavalata, che da troppi anni aspetta di avere un assetto nuovo e una nuova vocazione. Questo stadio costituirà una cerniera tra il quadrante di Cavalata e il quadrante di Piazza Bologna, ci sono delle infrastrutture che permetteranno anche il collegamento fisico di questi quartieri che fino ad oggi non c'è mai stato, e quindi quel quadrante diventerà un quadrante destinato appunto ad attività sportive, ricreative, con un grande parco pubblico, parchi verdi per oltre 16 ettari, e l'altra grande funzione sarà quella della ricerca, dello sviluppo di un grande campus universitario con la Sapienza che sta costruendo, con il Rome Technopol che abbiamo pianificato possa essere realizzato lì. Quindi un grande investimento privato che però permetterà a un grande quadrante pubblico di riuscire ad avere un nuovo futuro. Oggi diamo la parola ovviamente alla sindaca Nicolina, vedo qui tanti consiglieri, devo dire che c'è stato anche da parte dell'assemblea, dei consiglieri, anche nelle fasi propedeutiche, un grande lavoro e una grande anche capacità di capire quanto fosse importante questo progetto per la città. Quindi io mi aspetto che nei prossimi giorni ci sarà un'analisi da parte appunto delle commissioni competenti e poi si possa giungere in aula per l'approvazione di questa delibera. Comincerà poi la fase di dibattito pubblico, è una fase molto importante in cui noi crediamo, la faremo ovviamente insieme alla Roma, la condurremo noi. Io credo che questa fase del dibattito pubblico dovrà servire ovviamente anche a declinare tutti gli aspetti che possono presentarsi come aspetti critici, però deve anche servire invece per diffondere anche l'importanza di un progetto del genere a tutta la città, non soltanto a tutti i tifosi ma a tutti i romani, perché noi cambiamo un pezzo
di Roma con questo progetto. E finisco per dire che, come diceva il sindaco, il progetto definitivo entro il 2023, questo è l'obiettivo. L'obiettivo è ovviamente risolvere tutte le questioni che sono emerse, e anche su questo dico è un bene che siano emerse in questa fase, perché questo ci permetterà di poterle affrontare la progettazione definitiva, quindi arrivare pronti per una conferenza definitiva di regione che dovrà essere una conferenza molto veloce di 60 giorni. E permettetemi anche di dire una cosa, che i principali progetti che stiamo facendo, che il sindaco sta seguendo, sono progetti come anche l'Expo su aree pubbliche, cioè sia questo stadio sia l'Expo su aree pubbliche. Questo a dimostrazione che io credo che ci sia una grande capacità di valorizzare il nostro patrimonio pubblico, e questi due progetti così importanti sono testimoniano.